Allora, la contaminazione è stata più a livello umano che a livello artistico. Chi ha interesse può ancora rimanere in sala e ascoltare i colleghi. Poi non per forza quello che tu senti dagli altri di bello riesci a riprodurlo. Non è che se tu guardi giocare Messi poi riesci a giocare come lui, per forza. Per cui credo che la contaminazione sia veramente a livello umano, nel senso quando io ho cominciato da piccola era un altro doppiaggio, si doppiava tutti insieme. Questo voleva dire che non ero avvantaggiata come bambina. Io vedo oggi bambini che naturalmente arrivano, viene fatta la loro parte, vengono mandati via, e noi invece no, dovevamo doppiare con gli altri perché si doppiava tutti insieme, si stava a leggio tutti insieme, si stava a leggio con i grandi nomi. Bisognava avere rispetto, si stava a leggio a 10 anni con persone di 70 anni che lavoravano con te, guadagnavano quanto te, quindi questo è qualcosa che nessuno mi ha mai detto, ma che aleggiava nell'aria. Non so, era una percezione. Si stava in silenzio perché tra un anello e l'altro non potevi uscire perché erano talmente tanti che l'assistente, se no, era sempre un apri e chiudi la porta e vai a chiamare. Quindi, a meno che non siano pause di più anelli, per uno o due anelli non si usciva dalla sala. I compiti si facevano tra un anello e l'altro. Noi ragazzi arrivavamo tutti da scuola con la cartella e tra un anello e l'altro i nostri colleghi più grandi ci aiutavano a fare i compiti, a fare le espressioni di matematica, ci interrogavano. Io mi ricordo il giorno prima della maturità, facevo una serie Seventh Heaven, eravamo in 5-6 con la CVD e i miei amici studiavano tutti insieme, si erano radunati per studiare insieme prima dell'esame di maturità. Io avevo questa sensazione terribile invece di non aver studiato e di non sapere niente. E mi aiutavano i miei colleghi, mi ricordo Massimiliano che cercava di rilassarmi. Quindi questo a livello umano. Io credo che abbiamo imparato a lottare, a combattere, a essere rispettosi, a essere educati, ad avere rispetto del lavoro degli altri, dello stare insieme. Saper condividere, noi condividevamo il leggio e la cuffia, il panchetto, noi eravamo in 5-6 sul panchetto, si condivideva, ci si stringeva, la cuffia ce la passavamo e questo è stato credo molto importante, poi per la vita, saper stare con gli altri. Noioso, noioso, perché noi viviamo di emozioni, noi doppiatori, quindi fare qualcosa che non deve trasmettere niente, un piattume incredibile, intanto era difficilissimo, cioè per me è una difficoltà incredibile, come se ti danno appunto un pallone e non puoi palleggiare e lo devi tenere fermo così sul piede. Cioè, e scalpiti, no? Ti senti un po' in gabbia, un po' che. Quindi sì, faticoso, stancante e poi più noioso di altri ruoli. Poi lo fai perché lo fai, perché è il tuo lavoro, ma non ti sei divertita. È sempre importante e soprattutto ti devi fidare di chi ne sa più di te. A ognuno compete un lavoro, quindi all'assistente compete il sync e se ti dice che è corta, tanto lei non ha nessun motivo di rifarla, non ha nessun interesse a lavorare di più. La stessa cosa vale per il fonico tecnicamente sa quello che è giusto. Quindi il lavoro di squadra è tutto, ma è tutta la fiducia, cioè la fiducia nel lavoro di squadra. E se teoricamente tu non ti fidi di alcune persone, non dovresti andarci a lavorare. Questo è il mio pensiero, cioè se sono persone che io non ritengo all'altezza, non ritengo abbastanza competenti per potermi poi consigliare le cose giuste, decido di non lavorare con queste persone. Dal momento che io vado, mi affido anche a loro, vuol dire che le ritengo abbastanza competenti da potermi dare qualcosa. Ma lo sforzo di solito è prima, dopo io sono molto brava, sono molto tedesca, io sono metà svizzera tedesca, per cui su questo riesco a chiudere benissimo. Io ho pochissimi amici nel lavoro e parlo pochissimo di lavoro, a casa non racconto niente, nessuno sa, ma perché anch'io non so, a volte non mi ricordo come si chiamano i film che doppio, le serie che doppio, non guardo la televisione, non mi risento mai, non so se esce al cinema un film che ho doppiato e non mi interessa proprio. E trovo che questo sia fantastico nel mio lavoro, che è già diverso per un assistente. Io vedo i miei amici, mio marito, che si portano poi il lavoro a casa. Invece noi abbiamo veramente la possibilità di finire e di uscire dal ruolo, di spingere. Prima invece no, prima io sono una che piange tantissimo, anche a Legio mi affeziona i personaggi, anche a Beautiful, e rosico se quella si mette con quello e non con quell'altro, se mi ha fregato il fidanzato mi sembra come se me l'avesse fregata a me davvero, mi sento malissimo. Se quella si mette il vestito da sposa brutto, rosico perché c'ha il vestito brutto e io non me lo sarei mai comprato. E no, invece su quello in realtà a volte mi diverto, ma soffro anche tantissimo. Guarda, io mi faccio certi pianti, in sala i miei colleghi lo sanno. Cioè, il mio lavoro è una cosa che forse mi ha sempre anche un po', in qualche modo, tra virgolette, vergognata da bambina, perché quando ero piccola mi si chiedeva moltissimo, suscitava molta curiosità, soprattutto perché era una bambina ed era una cosa che mi disturbava. Io mi ricordo questa cosa che quando andavo anche dal sottocasa, dall'alimentare con mia mamma, anche l'alimentare mi chiedeva che cosa stessi doppiando ed era una cosa che mi imbarazzava, perché poi l'attenzione era tutta su di me e non era una cosa che mi piaceva, che amavo. E quindi forse poi l'ho portata dietro questa cosa, che non amo attirare l'attenzione. Quindi, visto che è un lavoro che ancora adesso suscita tantissima curiosità, se vado anche dal parrucchiere, quando mi chiede che lavoro fai? Oddio mio,
Allora glielo dico, non glielo dico. Ok, glielo dico. E che stai facendo? No, guarda, in questo momento non sto lavorando. Gli dico così, finita. E che hai fatto? Ma no, poche cose. No, no, ma non mi ricordo. E cerco di smussare. Ma Tonino professionalmente era molto esigente e anche umanamente. È stato faticosissimo. Ero piccola, era un film fantastico, importantissimo, fortissimo. Non so, forse a 16 anni non ero pronta per quelle emozioni, per emozioni così forti. Non ero neanche in grado di elaborarle, di riviverle e quindi di ricrearle. Quindi ho fatto fatica, assolutamente. Probabilmente poi comunque sia ce l'ho fatta perché secondo me in realtà poi è un prodotto fantastico. Lui mi ha aiutato naturalmente tantissimo, anzi. Tutto farina del suo sacco, perché lui ha tirato fuori tutto questo. Forse doveva agire in quel modo per tirarlo fuori, però mi ha massacrata. Mi ha massacrata e lui anche umanamente era una persona faticosa, nel senso che lui era molto incentrato su se stesso e quindi aveva i suoi ritmi, i suoi tempi che non coincidevano con quelli di una bambina di 15 anni che andava a scuola. A me è capitato di andare avanti e lavorare fino alle 11 di sera e il giorno dopo dover andare a scuola e i turni fino alle 11 non esistono. Comunque anche volendo il quarto turno finisce alle 10 e mezzo, ma non c'era un quarto turno, c'era la fine del terzo turno. Ma lui aveva cominciato più tardi per motivi suoi e quindi poi voleva finire la scena perché era giusto finirla, per carità. Quindi si andava ad oltranza, cioè perdevi la cognizione del tempo. Però poi il prodotto è fantastico, lui mi ha insegnato tantissimo e grazie a lui se io probabilmente oggi sono ancora qua, per cui era una scommessa, io non ho fatto il provino, mi avevano chiesto i provini, lui ha mandato solo il mio provino, quindi è anche un po' fregato. Però questa cosa poi si sa, si è saputa, lui ha detto no, è lei, ma io non facevo niente, non facevo ancora cose importanti, per cui lui ha avuto proprio, io dico un colpo di genio, ma non per quanto mi riguarda, non voglio, nel senso che ha scommesso, ha voluto scommettere e ce l'ha fatta, ma perché lui era talmente geniale che avrebbe potuto scommettere come ha scommesso su me, avrebbe potuto scommettere su qualcun altro e sicuramente il prodotto sarebbe stato comunque così bello e positivo. Non ho rapporti, ma perché sono io così? Perché appunto, come ho detto prima, chiudo, ma perché poi non sono una persona egocentrica, per cui sono molto schiva su questo, probabilmente sono molto chiusa, molto, ma perché mi vergogno? Ma guarda, ti assicuro, perché non penso di avere niente di speciale e quindi anche quando qualcuno mi scrive ma mi dico ma perché? Ma chi te l'ha detto che ho dei fan? Ma che ne so? Ma che ne sapete voi? Ma magari non ce li ho i fan, non lo so. Se anche mai ce ne fosse qualcuno io mi scuso, non sono maleducata, non sono, non me la tiro perché un sacco di gente mi ha scritto che me la tiro perché non rispondo, no vi assicuro non me la tiro, è che mi fa fatica, che mi fa fatica e mi vergogno e non so cosa rispondere, ecco questa diciamo poi è la verità, che a parte grazie non saprei cosa dire. Se sei un professionista affronti qualsiasi lavorazione allo stesso modo, partiamo da questo presupposto, sicuramente ci sono cose che ti piacciono di più e cose che ti piacciono di meno, per cui probabilmente, ripeto, l'approccio deve essere da professionista sempre lo stesso, però se ci sono cose che ti divertono di meno o che ti emozionano di meno, secondo me viene da sé, è inutile che diciamo non è vero, diamo su tutto lo stesso il 100%, la cosa che ti piace di più, ti emoziona di più, magari anche naturalmente ti viene fuori il 110, il 101, il 100, il 90 e quella cosa che ti diverte di meno, ti emoziona di meno, magari viene fuori qualcosa di meno, magari viene insultato, riesci a dare il 70 all'80. Gli audiolibri sono difficilissimi. Guardate, sono una cosa difficilissima. Non lo so, non mi sento proprio la persona più adatta, probabilmente per una questione di pulizia vocale. Eppure funziono, a quanto pare, perché ne leggo. Comunque la differenza, secondo me, principale, e che in realtà può essere una cosa molto bella, è che noi siamo abituati a seguire comunque un personaggio, quindi qualcosa di già fatto, e reinterpretarlo. Il libro lo leggi come tu lo senti e lo vivi. Appena cominci un libro, cominci un personaggio, magari tu te la stai immaginando bionda, alta, snella, pimpante e simpatica, e quindi usi un tono vocale e delle emozioni che si addicono a come tu la immagini a questo personaggio, probabilmente un'altra collega la immagina completamente diversa e dà tutti altri colori. Un po' la cosa di essere liberi nel poter interpretare è molto molto bella, poi è faticoso perché puoi spesso deviare e essere portato fuori. Tantissimo. Tantissimo, ho faticato un sacco nella mia vita. Ma no, ma non lo so. Leone è stata una difficilissima, ma con tanti altri, ma poi dipende dal momento. Magari anche un film che può risultare più facile lo fai in una settimana terrificante perché tu personalmente stai vivendo un momento faticoso e quindi fatichi tantissimo. Magari un personaggio difficilissimo lo senti molto vicino e lo acchiappi subito e riesci a entrare immediatamente in quelle emozioni e lo prendi. E un personaggio all'apparenza più facile non
non lo senti tu e quindi fai fatica a entrare dentro quel personaggio e poi magari non lo riesci a prendere fino in fondo, fino alla fine del film. Poi ci sono direttori e direttori, anche i direttori hanno i loro momenti, quindi magari lo stesso direttore in due film diversi è una persona completamente diversa. A volte magari una settimana è più esigente, la settimana meno esigente. Forse sei te, non lo so, comunque io ho faticato tanto. Insomma, sono una che fatica, che mi fanno faticare, io le rifaccio le battute, le faccio un sacco di volte. Quindi non sono tutte una passeggiata. Vairano era il direttore, Vairano ha sempre lavorato e ancora oggi lavora come si lavorava, quindi non si fa prendere dalla fretta e non si fa prendere da... Chissà, all'epoca neanche l'avevo capito veramente il film, perché poi è un film in realtà molto difficile anche da capire. Credo che avessi 18 anni, però probabilmente proprio quella freschezza, quella spensieratezza ha fatto sì che poi il personaggio venisse fuori così come doveva venire fuori. Con la testa di oggi lo capisco meglio, però probabilmente la testa di oggi non sarebbe adeguata a quel personaggio. Ma la recitazione cambia sempre, a parte se non fai la telenovela soap opera in cui veramente i personaggi sono sempre uguali, recitano sempre uguali, non c'è bisogno, ma non ti ho detto neanche li dovresti, cioè veramente è incredibile, non cambiano mai espressione. Ma teoricamente i bravi attori cambiano da una scena all'altra, cioè il bravo attore cambia faccia, cambia espressione, gli cambiano gli occhi, ma basta veramente un sopracciglio che si alza e coglie una sfumatura diversa. Se hai a che fare con un bravo attore, da una parte è una grande fortuna, perché seguire un bravo attore e recitare sopra un bravo attore è molto più semplice che sopra uno che non è bravo, però d'altra parte lì devi stare pure dietro, lì devi essere altrettanto brava. Ti dico, mi imbarazzano da morire ogni volta che devo prendere un premio, mi viene un'ansia pazzesca. Mi fanno piacere assolutamente, non posso dire che non mi facciano piacere, ma non è una cosa di cui vado fiera o di cui mi possa sentire grande. I miei premi sono uno in cantina, uno l'ho rotto purtroppo, è volato subito dopo la manifestazione in mille pezzi. No, non sono una che gli espone, non sono una che mette la foto su Facebook con il premio, non sono io, non mi vedrete mai così, mi sento male, non ce la faccio. Quindi mi fanno piacere, ma come riconoscimento del lavoro che svolgo tutti i giorni, cioè per il fatto che tutti i giorni mi alzo, rinuncio magari a stare con i miei figli alcuni pomeriggi. Sono contenta perché comunque sia, cioè tutte le mattine mi alzo, vado al lavoro, lo faccio con amore, con passione, cerco di essere puntuale, cerco di essere disponibile, cerco di fare il mio lavoro al meglio, e quindi se poi questo viene riconosciuto sono molto contenta, ma non è una cosa che mi fa, cioè che mi rende orgogliosa, cioè ho vinto il premio, no, quello non me ne frega niente. No, non lo so, io non so se avrei fatto la doppiatrice, ma non oggi, io non ho scelto di fare la doppiatrice, io non ho mai preso in considerazione nient'altro. Se ci penso oggi, penso che avrei fatto 3.000 altre cose. Ognuno poi deve seguire il proprio cuore, ma secondo me poi noi siamo dei camaleonti, non c'è un mestiere perfetto per ognuno di noi. Se non avessi fatto la doppiatrice avrei fatto qualcos'altro di bello, sono sicura che ci siano tanti altri bei mestieri. Poi per carità, se questo è proprio il tuo sogno, no, non lo so, ci sono delle scuole, non so quanto funzionino, ci sono i corsi teatro, non lo so, come si fa se non puoi entrare negli studi? Io li capisco, come si fa se non puoi entrare, che fai? Come fai a imparare? Però è vero anche che non si impara solo ascoltando gli altri, guardando, anche, cioè poi è una cosa che o ce l'hai o non ce l'hai, e poi la devi praticare, devi lavorare. E tu mi dici, chi me la dà l'opportunità di lavorare? Non so come si fa, non lo so, è un gatto che si morde la coda un po', non ho consigli purtroppo. Però io penso che ognuno debba seguire il proprio cuore, per cui forse sono anche un po' fatalista, se deve essere sarà. Quindi per chi nel proprio destino ha scritto che diventerà un doppiatore o una doppiatrice, sicuramente poi in qualche modo, anche per caso, questa cosa si avvererà. Dai, pensiamo così, se no, non lo so, non se ne esce, è difficile. Ma non è una casta, però non è una casta, non lavorano solo i figli di, questo è importante che si sappia, lavorano quelli bravi. Sicuramente poi alcuni sono più avvantaggiati di altri, è normale che il figlio di, l'amico di, il cugino di può entrare in sala, però poi dopo alla fine lavorano quelli bravi, quindi se deve essere sarà. Senza logopedista.